Ragazzi, ben ritrovati di nuovo per un altro video qui sul mio canale, anche se purtroppo ieri non sono riuscito a pubblicare niente perché avevo già registrato. E poi è nato praticamente tutto il lavoro a farsi benedire. Ho avuto un sacco di problemi su OBS, fortunatamente in tanti siete accorsi sul mio canale Hitbox a darmi una mano perché vi ho chiesto assistenza per quanto riguarda alcune cose del PC, quindi sono riuscito fortunatamente a risolvere tutto e quindi non vedo il perché non dovremmo iniziare a portare un nuovo titolo sul canale. In questo caso stiamo parlando di The Walking Dead Mission, realizzato dalla Telltale, è una delle mie saghe preferite e per questo motivo ho ben pensato di portarlo sul canale visto che devo ancora giocarlo. Quindi direi direttamente di partire, facciamo un rewind e si parte. Io avevo praticamente avuto l'opportunità di giocarlo i primi 30 minuti, quindi all'interno di questo video vedrete un gameplay da 30 minuti. Quindi spero tanto che vi piaccia il titolo in questione e mi limiterò a leggere e a farvi godere la storia a pieno. Quindi ci vediamo tra poco. Veramente questo gioco qui è hype puro. Meraviglioso, meraviglioso. Una cosa importante, il gioco cambierà a seconda delle scelte che farò durante la partita, quindi mamma mia. So many that I can hardly remember them all. But there are two. Just two that I can never forget. È meraviglioso, io sono troppo in hype. I thought I was done with them. Ora qui posso un attimino parlare. Per chi non l'avesse fatto, per favore, provate The Walking Dead. Provate il primo capitolo dove come protagonista troverete Lee. Provate il secondo dove troverete Clementine. Insomma, giocate questa serie, non costa neanche tantissimo e ve lo posso garantire, io non sono un grande appassionato di graphic novel, ma questo è meraviglioso, tant'è che guardo la serie TV solo grazie al videogioco che rientra almeno nella mia classifica personale dei 10 giochi più belli che ho giocato in vita mia, e fidatevi, ne ho giocati veramente tanti. Direi di riprendere, quindi io parlerò praticamente quando sarà possibile, durante le scene di gameplay e non durante le scene di, diciamo, di storia, quindi di cutscene. Godetevi il gioco perché è meraviglioso, anzi fatemi sapere nei commenti se il tutto vi piace, perché vorrei far meno tagli possibili dal momento che vorrei farvi godere la storia, per chi non se lo potesse ancora permettere o per chi semplicemente non ama giocare ma ama appunto seguire questa tipologia di giochi o comunque questa tipologia di format sui canali. Quindi andiamo avanti. Una porta sospesa nel vuoto. Chiaramente penso sia in trip mentale. Ora è vestita diversa. E arrivano i primi. Anche a livello di azioni action durante il gioco troviamo praticamente un sacco di migliorie rispetto ai capitoli precedenti, mi garbano veramente tantissimo. Si vede che si sono impegnati tanto nella realizzazione di cutscene e soprattutto anche delle azioni in gioco. Appunto, magari cose che nei capitoli precedenti non erano state così ben definite.
adesso sono meravigliose, sia a livello di, insomma, visivo per vederle, sia a livello di quando appunto andate a giocare, come percepite, come si integrano bene i tasti da dover premere all'interno della scena che stiamo vivendo. Meraviglioso. Dio benedica le tastiere meccaniche. Scusa, questa è mia. Grazie. Questa è tua, un regalino di Natale. Il gioco è crudo, ma allo stesso tempo è drammatico, e vi giuro che la storia vi appassionerà quasi sempre. Ora, io non ho ancora provato il capitolo di Michonne, cioè ho solo provato i primi 10 minuti di gameplay, e vi posso garantire che già la premessa è meravigliosa. Non so come verrà gestito in futuro, però ragazzi, provatelo. Se vi piace, provatelo. Sono il primo a consigliarvi una delle poche saghe di videogiochi che merita in questa generazione. Tra l'altro c'è pure per console. Capitoli c'erano anche per console, quindi non escludo che Mission pure esca per console. Ciao la testina. Non ti bruci, non ti bruci sul fuoco. Notare tutti i dettagli che ha in volto, cioè dopo aver ammazzato i zombie è tutta sporca di sangue, cosa che prima non aveva. Per questi dettagli sono dei mostri, quelli della Telltale, perché riescono sempre a prendere e a farti immergere di più nel gioco. Male. L'ultimo proiettile. Per chi è? Some days I envy the dead. Ah. Ma no. Ovviamente per fare le scelte abbiamo un numero di secondi prestabiliti, quindi abbiamo poco tempo per scegliere. Io non mi vado ad ammazzare. Meraviglioso. Solo questo intro, che potrebbe essere appunto un'introduzione al primo capitolo chiamato Into Deep. Hype. Tre settimane dopo. Mamma,
Sheed, come in. Over. Ok, siamo su una nave. Vanessa, you there? God damn it. Hey, Pete. Show. What are you doing up? Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares again. You holding up okay? Don't worry about you. Lei sta avendo numerosissimi incubi, quindi things are getting better. Slowly. You're not gonna recover overnight. These things take time. Just please tell me if, you know, if it gets as bad as it did. I just need to keep busy. Oh! Oh! Law! Get down here. Michonne's taking your shift. 2 minutes! I still haven't heard from Rashid or Vanessa. It's not like those guys to be in a contact for this long. We trade every time I come through. Same spot. Everything's just gone. It just doesn't make sense. Their boat is always anchored right on the dock. They might have moved on. Left the area. Not without telling us. They'd have left a message behind or something. They wouldn't just disappear. Maybe we can pass by again on our way back. Listen. Hmm. You hear it? You hear it, right? It sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? I think I hear something, yeah. Hard to make out, though. Hey. Michonne? Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. If they left, it was probably for good reason. Then I want to know why. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? You heard it that time, right? She said help. I don't know, Pete. Didn't sound like Vanessa. But it's someone. She might know what happened here. No, damn it! We're losing the signal. Look, if we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. All we'll find out there is trouble, Pete. I mean it. What's the... All right, so let's help her. At least someone gets it. You're the only one on this boat that even comes close to understanding. Not Berto, not Sadiq, especially not fucking Oak. You know there are people worth helping. Take over from me, okay? I'm gonna turn the boat around. Allora, qui abbiamo una delle prime azioni dove dobbiamo giocare, interagire effettivamente col gioco. Per ora quello che ho potuto capire è che Michonne ha difficoltà a dormire perché non riesce in qualche modo a superare le due bimbe, insomma ha degli incubi, quindi non riesce a dormire. Il suo turno è tra un'ora, si sveglia prima e chiaramente viene invitata a dare il cambio a Hook, che è quel tizio che abbiamo visto poco fa sbragarsi sulla brandina. Nel mentre due persone di questo gruppo, chiamate Vanessa e un altro che ora non mi ricordo, sono scomparse da qualche giorno senza dare traccia, quindi alcuni pensano che siano andati da tutt'altra parte, alcuni pensano che siano morti, altri pensano che invece siano in difficoltà, abbiano bisogno di aiuto. Dalla radio sembra essere saltata fuori una voce di donna e quindi adesso suppongo si debba provare a vedere se riusciamo in qualche modo a sintonizzarci. Ora alzo anch'io l'audio. Eccoci. Hello?
Anything? I heard her. Barely. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. You want to find more people. You're forgetting what people are like. What is she doing? Shit, what the... Oh, bloody hell! Who's that? Can't see a damn thing! Everyone okay? Berto! Sadiq! You guys better get up here! What are we hitting? Not good. I can't see a damn thing! Berto! Hold the wheel steady. Take in those sails, now! Te pareva. Thanks for the save. Jesus. Oh, get the jib under control. Damn shortwave. You just had to take us in close, right into a fucking rock. Hey, I've been sailing these waters for years. There aren't any rocks here. Well, then what the hell was that? Something else. You said it yourself. Something's going on around here. This place isn't safe anymore, Pete. Your friends are gone, and whatever scared them off is gonna find us next. I told you this was a bad idea. You're just being paranoid. It's not paranoia if you're... Stop! We need to free the boat. That's our priority. She's right. All this talk isn't doing anything to get us out of here. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak, Sadiq! Get those sails tied down. Once we've checked for damage, we can haul off. Ease our way out. Go on. Sì, insomma, se c'è un danno alla nave, è inutile stare a perdere tempo a chiacchierare quando si può risolvere il problema. What exactly did she say? I asked where she was, and she said, Mob Jack. I couldn't make out more than that. Michonne, take these. See if you can figure out what we got stuck on. Okay. Just see if we're close to anything. I mean, I need to know what our options are. We just need to get ourselves moving again. For all our sakes. Ok, qui inizia la parte d'esplorazione. Si sono in qualche modo imbattuti contro qualcosa e stiamo cercando di capire cosa. Allora, binocolo. Non si vede una ceppa. Io non vedo nulla. Not much to see out there. Allora, vediamo. Anzi, prima esploro un attimino. Yeah, I know. Working. Ok, il timone sembra in qualche modo danneggiato, quindi sta lavorando. Looks complicated. Ok, vediamo. Pete. Whatever we ran into, had a goddamn number on the boat. Damn. Ok, qualsiasi cosa contro la quale siamo andati contro a colpirci ha praticamente fatto un macello alla nave. Vediamo un po'. Usiamo la torcia, va. No. Qui cosa c'è? Una pianta. This should start producing fruit one of these days. Ok, allora le piante sono la scelta migliore. In questo caso hanno utilizzato le piante sperando che appunto possano produrre qualche piccolo frutto. We could use a hand here. Ok, diamogli la mano, vai. Maybe gotta bleed the wind out of this sail. I stand by what I said. Pete isn't cautious enough. But he's just an optimist. You call it what you like, but we shouldn't be trying to find people. We should be staying the hell away from them. Look where we are. You think this is an accident? Damn wind. Pete's captain of this damn boat. Show some respect. Hey, I respect the hell out of Pete. It doesn't mean I can't see when he's lost his way. Oh, you think you got it all figured out, don't you? Thanks. We can think of it. Okay, sistemate le vele.
Allora, vediamo un attimino in giro. Riso, stanno esaurendo il riso, le provviste. Andiamo a vedere un attimo. What the fuck? Fermi tutti, fermi tutti. Allora, corvacci no. Corvacci sono brutti solo in Resident Evil 2. Oh, un relitto. Cazzo, non serve il binocolo, però ce l'hai davanti. Could be worth checking out. You know, extra parts, some food. Maybe. Giustamente il consiglio che mi è stato dato è che dovremmo provare a guardarci, proprio perché potrebbe essere un buon inizio per trovare provviste, parti di ricambio per la nave, eccetera. Andiamo di torcia. What the fuck? Guarda un po'. Hey Pete. Figured out what we're stuck on. Damn. At least it's not Rashid's boat. Un'altra piccola scialuppa, insomma. Siamo andati contro quella. I don't want to die like that. Grazie, lui dice non voglio morire in quel modo. I just seen a lot of bad shit go down. I don't want to see this fall apart, you know? I've seen better places than this get torn to shreds. It's not gonna fall apart. Maybe you're right. Spaventatissimo sto tipo. I shouldn't let him see me slacking off like this. Dunque, vediamo un po'. You find anything? Saw a ferry. Maroon near the shore. A ferry? Didn't see a ferry last time I was here. Tillilever shot. Snapped in two. The what? Tillilever. Connects the wheel to the... Look, I don't know shit about boats. Just tell me what you need. Might have what we need to fix this damn thing. It's the best option we got. Beh, forse c'era della nebbia, per quello non l'avevano notato. Let's get to that ferry. I don't want to be stuck here any longer than we have to be. Can't argue with that. Maybe we can find some sign of Rashid's group. Let's round up the crew. Allora, uno vuole andare là per cercare di trovare il proprio equipaggio che non trova. E giustamente il resto per. So we're just gonna sit around waiting for you. Per le provviste. Cioè, il capitano vuol trovare i due elementi che mancano. Dovrebbero essere Rashid e Vanessa. Ah, sì, parlate, vai che io. Intanto affilo l'arma, vai. Turn into a rescue mission. Forget his friends, right? Best get the parts and get back here. No, non dimmi cosa devo fare. Trying to water me around? No, that's not what I meant. We can't lose anyone else. Già meglio. I can handle myself. Come on, let's get going. Ma sì che siamo pronti, andiamo all'esplorazione. Olè. Allora, devo dire una cosa. Per ora è tutto troppo lento, nel senso che mi garba come inizio trama, però c'è sempre inizio storia un momento dove ti fa saltare, i famosi jump scaring. Quindi, se non siete avvezzi al genere, eccetera, attenti perché è capace che tra poco si salta pure. Io a sti punti me la sento perché ho un svariato presentimento che possa accadere qualcosa. Lui dice troppo tranquillo qui intorno.
Era peaceful in a way. I don't know. Something's not right. Pure lei dice. Ever the optimist. Ok, corpi random. You know, something's really been bothering me. And I have to ask. Cosa vuoi chiedere? What? Do you think this looks dumb? Oh, what? I don't know, Oak's been giving me shit about it. Pensavo qualcosa di serio, porca miseria. Ci ha chiesto un parere sull'orecchino. Be honest. The fuck Oak, what does he know? I knew you were all right. I think it ties the look together. Knew I'd get you to loosen up sooner or later. You're always so serious. It's kind of exhausting. I'm sure you have your reasons. Just make... Not much to laugh about these days. Not that it ever stopped you. Being grim about it, does that make it all okay? You know, when we first brought you on board, never thought you'd decide to stick around. You didn't talk to anybody. I just assumed you'd take off the minute you got your strength back. Questa nebbia. I keep expecting to wake up and find this dinghy gone, and you with it. But here you are. What can I say? You're not a terrible company. I'm flattered. When we met, you were... I mean, I saw what you were about to do. You haven't had it easy yet. I know you mostly keep it to yourself. I don't want to make you talk about it. Being out on the water, keeping busy. It helps. If I stop even for a minute, it starts to catch up to me again. When things are quiet, I end up thinking too much. Poveraccia, lei deve tenersi occupata tutto il tempo perché sennò continua a pensare alle sue bimbe. I was just on my own, like you were. Convinced myself I liked it that way. But after a while I just... What the fuck? Ti l'ho detto, l'avevo detto. Tacci. Vabbè, sì, cosa c'è? Un party? Non ho mica capito io. Cioè, che gli zombie potessero sopravvivere nell'acqua, ok, ma camminare così e fare le maratone civili, così non so quanto senso abbia. Una testina. Vabbè, vaffanculo. Vabbè, allora, certo. Certo. Mi lasci stare? No, non ne voglio le coppole, vattene. Vattene, levati di qua. Vabbè. Per un attimo avevo pure sbagliato tasto, ero convinto di aver perso random. Sarà il caso di uscire dall'acqua, mica, oppure vuoi star lì? Là, la barca non c'è nemmeno più. No, non voglio, via. Ok. Zombie che ti attaccano nell'acqua, questa devo ancora vederla in tutta la serie. Guess I should have kept my mouth shut, huh? I can't believe it. Jesus. Thanks for having my back. Me? No, you did all the work. Yeah, that's twice you saved my life. Ah, siamo in teoria arrivati a relitto, credo. Per un'altra barca là, bloccata perché su una roccia. Ok, siamo arrivati. I don't like this. Might be someone who can tell us where everyone went. Ok, vediamo un attimo. Non c'è segno di nessuno attualmente. Io stavo ragionando un attimo. Could be in there somewhere. Forse sono all'interno del relitto. Being really quiet. Well, unless we can find another boat. Looks like we're stuck here. Allora, se non troviamo un'altra barca siamo bloccati qui. Doesn't mean it is though. We'll figure something out. Glad you're feeling so optimistic. Looks like there's two ways in. The ladder or the window. Io la finestra non ci entro.
Allora, io direi che adesso siamo arrivati praticamente al punto dove abbiamo raggiunto il primo step, che appunto è questo relitto, e sembra che io debba scegliere tra prendere la scala e entrare dalla finestra. Voglio rendere la cosa un po' più interattiva, dal momento che la mia scelta personale è la scala. Non entrerei mai da una finestra rotta in un relitto abbandonato, pieno di zombie, te possibilmente. Quindi, scrivetemi nei commenti quale deve essere la prossima, diciamo, strada da prendere. Devo entrare nella finestra o devo passare direttamente dalla scala? Quindi commentate nei commenti finestra o scala. Io direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto la prima parte di gioco, più o meno 30 minuti. Fatemi sapere se il titolo vi è piaciuto, datemi delle vostre impressioni, che siano positive, negative, il tutto in maniera costruttiva, se potete esporla così. E poi direi che se la serie vi piace, avrei l'intenzione di portarla sul canale, visto che comunque è un gioco che gioco volentieri. Tra l'altro leggo adesso Mobjack, dovrebbe essere il posto dove, cioè è il nome che mi ha citato prima la tipa alla radio, quindi dovremmo esserci. E fatemi sapere voi nei commenti se questa tipologia di videogioco vi piace, così io lo porto sul canale, anche perché avrei interesse, perché è mio interesse giocarlo e finirlo e disintegrarlo sto gioco perché è meraviglioso. E ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Io vi ringrazio per aver seguito questo primo episodio di The Walking Dead Mission della Telltale. Mi raccomando, se non avete giocato gli altri episodi, compratelo. Fidatevi di me. C'è il capitolo di prova anche su iPhone o su smartphone direttamente, quindi o su iPhone o su Android. Provatelo anche sul telefono, che tra l'altro se avete un buon telefono gira anche bene. E i primi capitoli del primo episodio e del secondo sono gratuiti. Provate prima il primo, chiaramente. Vi do un consiglio personale, non giocate il secondo finché non avete finito il primo, perché è meraviglioso. Per ora è il più bello della serie. Il 2 è comunque un ottimo titolo, questo sembra una figata pazzesca. Quindi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere se questo primo episodio vi è piaciuto e noi ci rivediamo dopo in streaming alle ore 16. Ciao!